Sindaco, che festa! Santa Margherita abbraccia tutte le sue realtà sportive, è un evento ogni anno Santa Champions che riesce a far riflettere sui valori dello sport con tanti campioni e testimoni al presente, ma soprattutto una festa per il territorio. Sì, davvero mi pare un bel momento perché è l'occasione per condividere tutti insieme quella che è la realtà sportiva sammargheritese, ma facendolo non soltanto si premiano gli sportivi che hanno eccelso durante l'anno, ma si ha anche l'occasione per promuovere insieme lo sport e ragionare sui valori che stanno alla base dello sport. Quindi mi sembra davvero un bel momento per tutti coloro che stanno partecipando a questa manifestazione. Comune piccolo ma tosto, con tante realtà sportive e un programma annuale con Santa 6 Super davvero straordinario. 6 eventi che vi portano alla ribalta nazionale e internazionale. Sì, diciamo che il bello del territorio è che consente lo sport all'aria aperta sia nell'ambito del mare che nell'ambito del monte di Portofino, che è una riserva naturale straordinaria. Dunque offre un ventaglio di possibilità diversificate. E nel contempo aver creato questo brand Santa 6 Super Sport, mettendo a sistema i 6 eventi più importanti che hanno un respiro nazionale, a volte addirittura internazionale, di Santa Margherita, vuole dire creare una cartolina promozionale per il territorio e per lo sport nel territorio, per cui è davvero un bel momento per fare sport in tutte le stagioni. Patrizia Marchesini, è finita ancora una volta quella che potremmo definire una maratona, visto che a Santa Margherita la maratona è uno dei grandi eventi, una premiazione, una passerella di tante società, di tanti campioni nati e cresciuti a Santa Margherita. Sì, ci tenevamo molto come amministrazione a premiare quelli che sono i nostri atleti, le nostre eccellenze del nostro territorio, sia appartenenti alle società sportive che si trovano a Santa Margherita, sia sportivi che abbiamo esportato ma che eccellono nelle rispettive discipline. È stata anche l'occasione per riflettere sullo sport, anche un po' con una provocazione. L'anno in cui l'Italia del calcio non va al mondiale, non ci mancano i rappresentanti di livello mondiale. Tanti campioni e testimonial sono venuti a rappresentare lo sport questa sera. Sì. Quindi non solamente calcio, ma abbiamo avuto Luca Bellini, abbiamo avuto Andrea Stocchino, abbiamo avuto Pietro Schiaffino per il triathlon e un rappresentante, il presidente della FIT per il tennis, visto che la Coppa Davis arriva a Genova. Quindi grazie a Tarcisio Mazzeo che ha saputo coordinare la serata e le interviste a questi ospiti, mi pare che sia uscito quello che voleva un po' essere il tema della serata, non solamente il mondiale di calcio ma tanti altri sport che sono a livello mondiale e che avremo l'occasione di poter vedere quest'anno. E di livello mondiale e internazionale sono spesso gli eventi di Santa 6 Super. Dopo la grande partenza con la maratonina Santa Margherita Portofino, adesso la prua è già come dire, diretta verso il grande Vela Festival. Vela Festival, il primo fine settimana di maggio avremo a Santa Margherita la protagonista La Vela, con il grande festival nazionale della vela nel nostro porto. Tantissime imbarcazioni sfileranno in mare nella Vela Cup, che è uno spettacolo di magia, che di attrattiva del nostro mare, che il nostro mare sa offrire e che la nostra città spera di poter accogliere nel migliore dei modi. Battuta della nazionale con dentro Luca Bellini, testimonial d'onore di Santa Champions. È sempre bello premiare giovani che sognano di diventare campioni, chissà magari di diventare campioni del mondo come è capitato a te, insomma suona bene, no? Campioni del mondo, nell'anno in cui l'Italia non va ai mondiali di calcio ai campioni non ci manca. Sì, sì, assolutamente, poi voglio dire, bellissimo l'ambiente, un sacco di ragazzini giovani, quindi atleti in erba a cui faccio un sacco di auguri per il futuro. L'obiettivo è sempre quello, siete un po' come la Juventus, perdonami il paragone, no? Perché si dice sempre è difficile vincere ma è ancora più complicato confermarsi e voi come Proscogli siete sempre lì a provare nuovamente a portare a casa lo scudetto. Sì, certo, è vero, effettivamente ormai sono davvero diversi anni che siamo sempre lì a batterci nelle finali scudetto, veniamo da due vittorie dello scudetto di fila, cercheremo quest'anno di riconquistarlo con un occhio di riguardo anche alla Coppa Campioni, gli avversari non mancano perché sono davvero, soprattutto quest'anno in Sicilia c'è una squadra molto molto forte che è l'ex KST, ora tutto il blocco è passato alla Polisportiva Catania, però terremo duro e sicuramente faremo bene anche quest'anno.
Liguria a livello sportivo è una realtà che, pur piccola, si difende molto bene in Italia e i risultati lo confermano, molto spesso nelle discipline legate al mare, ma non solo, come comunque una finale di Coppa Davis a Genova non è cosa che si vede tutti gli anni, quindi grande onore agli organizzatori che si sono impegnati per organizzare una cosa così importante e faticosa. Tu rientri dal Sud America, la tua Santa Fe Coronda, la gara più massacrante del mondo, possiamo dirlo, nel nuoto di fondo, ancora una volta sul podio, sei veramente un mito. Sì, massacrante, ogni anno perdo 10 anni di vita, penso che, però divertentissima, una gara che ti lascia sempre grandi emozioni dentro, sentitissima, e terza volta di fila secondo. Cambia il primo e cambia il terzo tutte le volte, però io sono lì, non riesco a guantare il primo gradino. L'anno prossimo ci riproveremo e vediamo se riuscirò a gestire la gara nel modo corretto per agguantare quel piccolo gradino che mi manca. Per noi già era un sogno riuscire a riportare la Coppa Davis a Genova, peraltro quarti di finale Italia-Francia, quindi un match importantissimo, un match anche molto ambito anche da altre importanti città italiane. 2 settimane fa ci eravamo riusciti e questo già era un grande orgoglio per tutto il movimento tennistico ligure, per la regione, il comune di Genova che tanti impegni avevano profuso in questa avventura. Come sempre, per raggiungere grandi traguardi bisogna fare sistema, bisogna fare squadra. Lo hai ricordato, la federazione regionale e con le istituzioni comune e regione sono al fianco di questo gruppo di imprenditori che non smetterò mai di ringraziare, perché sono la punta dell'iceberg del movimento tennistico ligure. Sono gli imprenditori della My Tennis che organizzano questo splendido torneo della One Open Challenger, sono coloro che mettono il rischio imprenditoriale nell'organizzare la Davis.